Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Prima di iniziare faremo una preghiera di protezione, quindi vi chiedo con amore di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe essere solo uno, oppure in due, oppure tutti e tre, va bene? Quindi iniziamo con la preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, Coscienza Micaelica e tutti gli esseri di luce e di amore puro e incondizionato che in comunione di intenti stanno partecipando in questo lavoro di lettura angelica. Vi chiedo di purificare le nostre energie, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo con amore di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione psichica, fisica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte, guida ed assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica, grazie a tutti gli esseri di luce e di amore puro. E così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo a mescolare le carte. Abbiamo le carte degli unicorni per iniziare. Allora, il gruppo A ricevi. Vediamo. Gruppo B, rinascita. Gruppo C, praticamente amicizia. Interessante. Ora vediamo un attimino le carte delle fate. Ridi, gruppo A. Eccola qui. Nuove amicizie anche per il gruppo B. Ecco, credo che sia una bella ondata positiva, è proprio un nuovo ciclo, una nuova rinascita, appunto. Felice e contento gruppo C. Ok, vediamo ora le altre carte dei sussurri della natura, cosa ci vogliono dire. Oh, scusate, sono cadute troppe carte. Aspettate. Ci ricomponiamo. Gruppo A. Sì, il meglio di te stesso sempre. Non mi veniva. Ecco, è molto, molto bello questo messaggio. Poi prendi una decisione per il gruppo B. Gruppo C, vediamo qui. Eleva la tua vitalità. Ok, vediamo un po'. Interessante.
Interessante, ci sono dei consigli per ogni gruppo. Allora, sei nel ricevere, apriti a ricevere cosa? A ricevere bellezza, a ricevere abbondanza, a ricevere quello che stai chiedendo, perché sei troppo sei chiuso a qualche livello. Quindi l'invito è un'apertura alla ricezione dell'abbondanza. Apriti al femminile, se è necessario, perdona te stesso, te stessa, perdona la mamma, perdona il femminile, perdona i ricchi, perdona chi ha più di te, perdona tutto e tutti, perché hai bisogno veramente di aprirti a questa ondata di ricevere bellezza dall'universo, va bene? Diciamo che tu sei degno, sei degna di ricevere abbondanza. Questa carta può anche voler dire che qualcosa di molto bello, importante, grande sta entrando nella tua vita. Diciamo che un invito è anche quello di elevare le frequenze, di essere più, di avere un'attitudine positiva, di avere emozioni positive, esci nella natura, fai cose che ti danno gioia, guarda dei film comici, trova la tua giocosità dentro di te, ridi, scherza, hai proprio bisogno di essere, di entrare nel flusso, di uscire dal caos della vita quotidiana e di entrare in un'energia più elevata, di innalzare, elevare le tue frequenze, hai bisogno di bellezza, hai bisogno di giocosità e di ridere, di goderti anche un po' la vita, va bene? Assolutamente segui sempre la via maestra dell'amore, sii la versione migliore di te stesso o di te stessa, quindi cerca di dare il meglio in questo progetto, in questa attività, in questo momento particolare della tua vita, vedrai che tutto andrà a tuo favore, perché l'energia e il flusso di abbondanza sono nella direzione dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, però ripeto, hai bisogno un pochino di focalizzarti in un'energia superiore, di dare il meglio di te, di concentrarti, di focalizzarti e di agire nella direzione dei tuoi sogni. Fallo con un animo leggero, quindi esci dai pensieri, esci dalle turbolenze della mente, entra nel cuore e agisci di conseguenza, va bene? Bene, per il gruppo A si è conclusa la lettura. Vediamo il gruppo B. Rinascita è un nuovo ciclo, è un ciclo, il ciclo vecchio si chiude. Alcune amicizie le hai lasciate andare perché non servivano il tuo massimo bene, alcune persone non erano per te, alcune situazioni, lavori, circostanze, progetti non erano adatti a te, va bene? Ma adesso sei in un veramente in una fase di rinascita, reinventa te stesso, te stessa, va bene? Fai la vita dei tuoi sogni, crea una nuova realtà. È venuto proprio il momento di focalizzarti sul nuovo. È possibile che hai già incontrato, che incontrerai nuove persone nella tua vita. Assolutamente sono le persone giuste per te, sono persone con cui puoi creare nuove relazioni. Quindi, assolutamente abbi fiducia. Quindi goditi questo momento particolare della tua vita, e naturalmente laddove sei tenuto o tenuta a prendere delle decisioni importanti, fallo, va bene? È importante essere deciso, decisa, è importante prendere la decisione giusta in una certa situazione che si sta presentando, in quanto riguarda un nuovo progetto, potrebbe essere un nuovo lavoro, una nuova attività, una nuova località dove andare a vivere, un nuovo compagno, una nuova compagna, un nuovo amico, una nuova amica, nuove opportunità, quindi veramente prendi una decisione. L'energia è quella della rinascita, l'energia è quella del reinventare te stesso, te stessa, l'energia è quella del nuove conoscenze. Quindi se si è aperta in te una nuova opportunità, coglila e non pensarci due volte. Naturalmente il tuo libero arbitrio. Ok, passiamo al gruppo C. Amicizia, assolutamente
Diciamo che molte anime in cammino, molti operatori della luce, molte anime che stanno facendo un percorso spirituale hanno lasciato andare alle spalle dei vecchi legami, delle vecchie conoscenze che non erano più in risonanza con il nuovo livello vibratorio, con la nuova frequenza, col nuovo modo di vivere, di pensare e di percepire la realtà. Quindi adesso è venuto il momento di cercare la tua famiglia d'anima, ossia i tuoi amici dell'anima, quelli che comprendono il tuo nuovo modo di essere, il tuo nuovo sentire, va bene? Ok, circondati di persone positive, di persone che ti fanno sentire bene. Se stai bene intorno a loro, sono le persone giuste. Se stai male intorno a loro, anche per quanto brillanti possano essere queste persone, se non ti fanno stare bene con te stesso o con te stessa, lasciale andare. Circondati di persone che sono degne della tua luce, va bene? Diciamo che è un invito a socializzare, ad intraprendere nuovi legami e nuove relazioni. Ok, felice e contento, assolutamente, si sta aprendo davanti a te qualcosa di positivo, va bene? Quindi, assolutamente i tuoi progetti, le tue creazioni, la tua arte, il tuo lavoro, i tuoi obiettivi, assolutamente le tue relazioni, tutto sta andando nel migliore dei modi, e quindi c'è un'energia di gioia, c'è un'energia di felicità e di soddisfazione e di appagamento. Quindi assolutamente continua a come dire, a camminare nella direzione in cui stai andando, perché è la scelta giusta. Devi elevare la tua vitalità e allinearla anche, ok? Ricordati sempre di seguire appunto il percorso della gioia, il percorso dell'amore, il percorso dell'allineamento spirituale, il percorso, diciamo che non dimentichiamoci che è importante uscire dall'ego, dalla personalità e riconnetterci con la nostra anima, col volere della nostra anima. Il mondo materiale è un'esperienza, ma non focalizziamoci solo sulle cose materiali, cerchiamo di portare lo spirito nella materia, di portare amore in quello che facciamo, nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, nella nostra routine giornaliera, l'amore, la compassione, il perdono per noi stessi e per gli altri. Cerchiamo di rimanere focalizzati su quella che è la nostra missione, perché la vita è veramente un salto, diciamo che una vita non è eterna, quindi cerchiamo di dare il meglio in questa vita, di far sì che la nostra anima sia libera dal karma, libera dall'ego, libera da tutto ciò che ci può incatenare in questa dimensione. Quindi facciamo sì che questa esperienza della nostra vita sia un'esperienza di luce, di amore, certo di abbondanza, ma non di, come dire, non di attaccamento alla materia, va bene? L'abbondanza è tutto, cioè tutto quello che ci viene donato, la casa, i vestiti, gli oggetti, sono dei doni che l'universo ci dà, ma non ci appartengono, ce li stanno dando in prestito. E anche il nostro corpo fisico non è per sempre, quindi cerchiamo di amarlo, di onorarlo, di essere grati per tutto ciò che siamo, per tutto ciò che stiamo facendo e per tutto ciò che abbiamo, ma non rimaniamo attaccati alle cose materiali e non perdiamo il nostro percorso, non perdiamo la nostra energia allineata all'amore, allineata alla gioia, allineata affinché possiamo appunto uscire dall'ego. Io spero di essermi spiegata in maniera semplice. Comunque, bene, la nostra lettura si è conclusa.
Volevo leggere un messaggio da questo libro, chiedo all'Arcangelo Michele massima protezione, purificazione, liberazione e chiedo di portarci un messaggio per tutte le persone coinvolte. Apriti, bene, anche questa è rivolta, apriti a ricevere, vediamo cosa intendono e nell'aprirti. Accetta anche ciò che è completamente differente da te. Accetta la molteplicità che ti circonda. Accetta l'energia che ti pervade. Solo aprendoti a nuove visioni ed esperienze sarà possibile mettere a frutto le potenzialità del tuo futuro. Che bello, bene, un messaggio molto, molto intenso. Io vi saluto, mi scuso se la settimana scorsa non ho fatto una lettura, vi abbraccio col cuore, ci sentiamo la settimana prossima. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Nel mio sito connessioneangeliche.com ci sono tutte le informazioni, i costi e così via. Mi occupo anche di facilitare le guarigioni a distanza, anche se ti trovi dall'altra parte del mondo, queste nuove frequenze di luce non conoscono né il tempo né lo spazio, quindi ti raggiungeranno, ti avvolgeranno e ti riequilibreranno, ok? In tantissimi livelli, laddove tu hai bisogno e dove è giusto per te. Non sono io che prevedo cosa è giusto per te, è una forza intelligente che sa cosa deve fare. Mi occupo anche di logo Sealing. Logo Sealing è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e aiuta concretamente ad eliminare i sistemi di credenze limitanti, le paure, i blocchi, tutto ciò che ti sta impedendo in questo momento particolare della tua vita di essere nel tuo pieno potere, di essere allineata, di essere a cuor leggero, di essere forte, coraggiosa, di raggiungere i tuoi sogni, ma anche di stare bene con te stessa, di uscire dalla paura, di uscire dalle emozioni negative. Quindi è veramente un lavoro molto potente. Volevo ricordarvi che il 17 di maggio inizierà il nuovo percorso di coaching di 2 mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce. Quindi, se siete interessati a ricevere maggiori informazioni, non esitate a contattarmi. Sono 2 mesi, 9 settimane. Imparerete tutto sul riequilibrio energetico, il riequilibrio in presenza, a distanza, l'autoguarigione, la guarigione con lo sguardo, la guarigione con la foto. Quindi tutti gli aspetti del riequilibrio energetico e della guarigione verranno trattati settimana per settimana. In più verrà introdotto il logo sealing per aiutarvi a lavorare, per sciogliere tutti i blocchi legati all'abbondanza, ma anche legati alla salute, alle vostre emozioni negative. E in più riceverete 4 sessioni di riequilibrio energetico che sarò io a facilitare su di voi. Quindi è veramente un pacchetto molto completo. Prendete informazioni se volete. Anche sul mio sito connessioneangeliche.com oppure contattatemi e sarò io a darvi tutte le informazioni necessarie. Volevo anche informarvi che adesso a giugno, non ho ancora la data, inizierà il percorso di connessioni angeliche, quindi un percorso di coaching di circa 6 settimane dove insegnerò come connettersi con gli angeli, va bene? Questo sempre online, mentre dal vivo in presenza abbiamo il seminario a settembre, ok? E sarà adesso ho ancora la data da stabilire. Comunque sarà o la seconda o la terza, il terzo weekend di settembre. Per 2 giorni chi volesse imparare tutto sulla guarigione, 4 giorni chi vuole anche imparare la connessione al sé superiore, ricevere la sua connessione al sé superiore personale. Vi darò aggiornamenti la settimana prossima. Io vi saluto, vi auguro una buona rinascita, tante buone amicizie, tanta luce, tanta abbondanza, tanto allineamento spirituale. Vi abbraccio col cuore. Un bacione a tutti. Ciao ciao.